tutte le sere intorno alle 22:40 su canale 5 accendavamo perché c'era, con il vostro applauso, il Maurizio Costanzo. La possibilità di parola a più di 7.000 persone. La mia sfortuna è che io non approdai alla sua corte gli anni in cui lui spaccava, ma gli ultimi anni della sua vita, gli ultimi due anni. Ho fatto 16 puntate. Il comico veniva collocato nella sua estrema sinistra, lui partiva con la trasmissione, sotto di lui all'inizio c'erano persone che parlavano di tragedie e di disgrazie e io da comico non sapevo mai quale fosse il mio momento. La trasmissione cominciava in questo modo. Lui arrivava. Benvenuti alla 4.000.000 puntata del Maurizio Costanzo Show. Questa sera, prima di cominciare la puntata, tanti sono gli ospiti speciali di questa sera. Abbiamo con noi il signor Massimo di Winterthur, della Svizzera, che ci parlerà di una tragedia che è accaduta. Mai in tutta la mia carriera ho proposto una situazione così drammatica. Io ero là dicendo, chissà quanto cazzo tocca a me. Signor Massimo di Lucerna, no, di Winterthur, dove cazzo è? Ci parlerà di una tragedia. Ospiti speciali di Antonio Fantani, del Tecnico. Io era che sudavo, dicevo. Sul corpo leggevi, c'era scritto quello che aveva detto lui. Se Fantani di Antonio Fantani. Il signor Massimo di Zug ci parlerà. Vedete quante città che conosco. Grazie, signor Maurizio, di avermi dato la possibilità. No, signor Massimo, grazie a lei che è venuto a parlarci della sua... Di che cosa è venuto a parlarci? Signor Maurizio, io nella mia signora che soffre di questo dolore e triste nell'animo, pensate, la moglie del signor Massimo di Stromfausen parla vicino alla Germania dove c'è il signor Gennaro di Salvatore, che è 30 anni che sta a strisa un po' due calzate. Pensate, io e la mia moglie non abbiamo mai potuto avere figli. Non hanno mai potuto avere bimbi. Pensate, io lancio, ma figa, quando è che tocca a me? Ci racconto, noi siamo sempre, abbiamo cercato di proteggere i cagnolini randagi. Pensate, il signor Massimo con sua moglie e cagnolini randagi di tutto il pianeta. E fino a che abbiamo trovato un cagnolino sardo, un maltesino. Pensate, un cagnolino maltese di Malta che ha nuotato fino alla Sardegna per essere preso da signor Massimo. Fermi. Ci dica, signor. L'abbiamo chiamato Nieto, pensate, questo è un Nieto. Perché è triste? Perché noi tiravamo il sasso a questo cagnolino e questo cagnolino in automatico, senza che venisse istruito, ce lo riportava. L'intelligenza dei maltesini santi che portano il sasso indietro a Massimo di dov'è lui, capito? Poi cos'è accaduto? Un giorno, tirando il sasso nel parco di Lambrate, una mina inesplosa della prima guerra mondiale, il cane è esploso e i coglioncini del cane sono rimbalzati sulla spalla di mia moglie. Pensate, i coglioncini di mia moglie sulla spalla della signora Massimo, un maltesino che veniva dalla Sardegna. Tutti che piangono disperati, lui si gira, Pucci, ma che cazzo vuoi da me?